Allora, visto che si parla tanto di toghe rosse, camicie nere, un linguaggio che sembra ritornare, io vi consiglio la lettura di Storia d'Italia in 12 romanzi, perché Gaetano Quaglianello ha scritto questo libro, io conosco bene Gaetano. Allora, la Storia d'Italia ha 1000 volumi, ben scritti, ben curati, però la Storia d'Italia attraverso i suoi grandi romanzi, beh, è qualcos'altro. E tu hai messo 12 romanzi, uno in più degli 11 titolari in campo. Esatto, e ho messo anche il portiere di riserva, diciamo così. E sono 12 romanzi che, attraverso i quali tu puoi leggere tutta la storia d'Italia, da quando l'Italia è stata fondata fino agli anni del terrorismo. Non ho scelto per forza i migliori romanzi, ma quei romanzi che consentivano di mettere in evidenza, diciamo, i nodi storici, diciamo, i grandi problemi della storia. Allora, il Gattopardo è un incipit obbligatorio. Dal Gattopardo alla lettura che si dà sempre del Gattopardo, cioè cambiare tutto per non cambiare nulla, a distanza di decenni da quel romanzo, siamo ancora fermi su quelle parole? Tornano toghe rosse, camicie nere. Beh, insomma, la storia a volte si ripete, ma non è in realtà mai uguale a se stessa. Dobbiamo ricordarci di una cosa, che fondamentalmente la storia è fatta di donne e uomini in carne ed ossa, ed è per questo che la storia non ti può mai dire che cosa fare. Conoscere la storia ti può aiutare a fare le scelte giuste. La letteratura invece può aiutare a dire cosa fare? No, nemmeno la letteratura. La letteratura però in questo caso ci dà una narrazione della storia del paese che forse, insomma, soprattutto in questi ultimi anni, gli storici non sono riusciti ad offrire. Diamo alcune, così per chiudere, alcuni profumi di questa letteratura che accoppi alla storia d'Italia. Ma insomma, del Gattopardo abbiamo detto, no? Poi c'è un libro subito dopo di Federico De Roberto, quello che ha scritto I Viceré, però qui io ne riprendo uno un po' minore, si chiama L'Imperio, ed è una grande storia del trasformismo. Se vuoi capire che cosa è stato il trasformismo e anche alcuni tratti moderni del trasformismo, e devi leggere questo. E andiamo avanti. Tu hai parlato di camicie nere e toghe rosse, no? Ecco, per esempio, la prima guerra mondiale, un anno sull'altipiano di Lussu, ti spiega che cosa è stato quell'evento, dove per 4 anni gli italiani hanno convissuto ogni giorno con la violenza e con la morte. E ti spiega anche perché, dopo la Grande Guerra, i fascisti si misero la camicia nera, ma i comunisti si misero quella rossa, e i nazionalisti si misero quella azzurra, e persino i liberali si misero la camicia a cachi con i guanti bianchi. Cioè, erano tutti ancora in divisa, perché il mondo era cambiato. Senti, Landini oggi ha citato di Camus l'uomo ribelle per giustificare la sua frase sul ritorno a una ribellione, a una rivolta sociale. Tornano anche i cattivi maestri, visto che chiudi con il terrorismo? Bah, quelli, diciamo, i cattivi maestri non sono mai andati via. In alcuni periodi hanno fatto molto male, in alcuni altri si sono limitati a parlare. Speriamo che questo sia un periodo nel quale si limitino a parlare e non tornino a far male. Storia d'Italia in 12 romanzi è un libro di Gaetano Quagliarello che io consiglio, anche in virtù di una consolidata amicizia, perché nel periodo in cui eravamo i banchi del Senato erano molto dilatati, noi ci trovavamo nel retrobottega e avevamo definito quel luogo la Cambusa. Sì, in realtà era uno sgabuzzino dove c'erano le scope e i secchi, e siamo stati ospitati lì, e quella è la Cambusa, e la Cambusa sarà forever. Un saluto a tutti, Storia d'Italia in 12 romanzi. Assolutamente divertente da leggere, perché la lettura è un gran piacere.